Appropriato per definire un luogo. I cessi di una fabbrica sono detti tali perché in realtà sono un solo cesso che ha figliato più cessi. Si entra da una porta, ma subito se ne vedono tante altre lungo una delle due pareti laterali e tanti lavandini lungo l'altra parete. Il muro di fondo castra ogni speranza di passaggio, di transito. La prima cosa che fa l'operaio è quindi quella di raggiungere quel muro, a meno che un bisogno reale ed urgente non lo costringa ad entrare subito in una delle celle, e di appoggiarci la schiena per guardare la porta da cui è entrato. La prospettiva più realistica di ogni cesso di fabbrica è dunque quella di chi, durante il passaggio, riesce anche a cacare o urinare o fumare o parlare con qualcuno o a chiudere gli occhi senza paura anche solo per qualche secondo o a fare tutte queste cose insieme. La cosa che fa l'operaio è quindi quella di raggiungere quel muro
a meno che un bisogno reale ed urgente non lo costringa ad entrare subito in una delle celle e di appoggiarci la schiena per guardare la porta da cui è entrato. La prospettiva più realistica di ogni cesso di fabbrica è dunque quella di chi lo guarda dal fondo, anche perché nessuno darebbe mai le spalle all'entrata. Potrebbe arrivare un capo o un ruffiano, e comunque è sempre meglio vedere in faccia chi entra nei cessi di una fabbrica. Non si sa mai. Raramente ci si entra per caso e difficilmente se ne esce uguale a prima. I cessi delle fabbriche sono il luogo di passaggio per eccellenza, perché qualunque operaio che non sia del tutto schiavo è in grado, guardando la porta da cui è entrato e la gente che ci entra dopo di lui, di trasformare quell'entrata in uscita e di ripercorrerla con animo totalmente diverso. Meglio ancora se durante il passaggio riesce anche a cacare o urinare o fumare o parlare con qualcuno o chiudere gli occhi senza paura anche solo per qualche secondo o a fare tutte queste cose insieme. Nessun passaggio vale tanto quanto un passaggio conquistato. Kamikaze non si nasce. Forse si diventa, e non è vero che non importa come. Importa sempre come, ma importa la faccia chi entra nei cessi di una fabbrica. Non si sa mai, raramente ci si entra per caso e difficilmente se ne esce uguale a prima. I cessi delle fabbriche sono il luogo di passaggio per eccellenza, perché qualunque operaio che non sia del tutto schiavo è in grado, guardando la porta da cui è entrato e la gente che ci entra dopo di lui, di trasformare quell'entrata in uscita e di ripercorrerla con animo totalmente diverso. Meglio ancora se durante il passaggio riesce anche a cacare o urinare o fumare o parlare con qualcuno o chiudere gli occhi senza paura, anche solo per qualche secondo, a fare tutte queste cose insieme. Nessun passaggio vale tanto quanto un passaggio conquistato. Kamikaze non si nasce. La prospettiva più realistica di ogni cesso di fabbrica è dunque quella di chi lo guarda dal fondo, anche perché nessuno darebbe mai le spalle all'entrata. Potrebbe arrivare un capo o un ruffiano, comunque è sempre meglio vedere in faccia chi entra nei cessi di una fabbrica. Non si sa mai, raramente ci si entra per caso e difficilmente se ne esce uguale a prima. I cessi delle fabbriche sono il luogo di passaggio per eccellenza, perché qualunque operaio che non sia del tutto schiavo è in grado, guardando la porta da cui è entrato e la gente che ci entra dopo di lui, di trasformare quell'entrata in uscita e di ripercorrerla con animo totalmente diverso. Il cesso di fabbrica è dunque quella di chi lo guarda dal fondo, anche perché nessuno darebbe mai le spalle all'entrata. Potrebbe arrivare un capo o un ruffiano, e comunque è sempre meglio vedere in faccia chi entra nei cessi di una fabbrica. Non si sa mai, raramente ci si entra per caso e difficilmente se ne esce uguale a prima. I cessi delle fabbriche sono il luogo di passaggio per eccellenza, perché qualunque operaio che non sia del tutto schiavo è in grado, guardando la porta da cui è entrato e la gente che ci entra dopo di lui, di trasformare quell'entrata in uscita e di ripercorrerla con animo totalmente diverso. Meglio ancora se durante il passaggio riesce anche a cacare o urinare o fumare o parlare con qualcuno o chiudere gli occhi senza paura anche solo per qualche secondo, a fare tutte queste cose insieme. Nessun passaggio vale tanto quanto un passaggio conquistato. In quella mail c'era un allegato in formato Word, e in quell'allegato c'era la descrizione di un cesso a un certo punto, che è quella descrizione lì. Ora io leggo quella cosa lì e inizio in quel modo lì sulla tazza del cesso, perché in realtà ogni volta che io faccio questo spettacolo lo faccio per rendere omaggio all'autore di quello. Se volete salvare i muri di questo cesso, la trattativa non dovete farla condurre al nemico di chi ha in mano l'esplosivo. Svegliatevi. E tu ascolta, mio grandioso capo TC, braccio armato di arroganza, braccio gaudente di dolore altru. No, no, non sono belle parole. Bello non basta, le parole non basta. Conta chi le dice. Chi le dice per fare a dire sono io, e io sono in un cesso, tu no, sono in vantaggio. E non conta neppure tanto la bomba. Tanto non conta la bomba non conta tanto, non conta la bomba, ombra, mi dico, non ti lascio parlare, tanto senza alcuna soddisfazione. Ti auguro una giornata orribile, so che non ti servono auguri. È la storia di un operaio che si è chiuso nel cesso della fabbrica. Ora, per capire, ha tanto esplosivo con sé,
si è chiuso al venerdì di un fine settimana d'estate. Per capire come va a finire, adesso non è che noi dobbiamo leggere tutto quello che ha scritto in quel testo formato Word che è arrivato a me, però almeno qualcosa per cercare di arrivare a un certo punto lo dobbiamo fare, perché se no non... Nessun passaggio vale tanto quanto un passaggio conquistato, che è il foglio che ho finito di leggere prima. Per rivedere quello che è avvenuto nel pomeriggio di luglio, quel pomeriggio di luglio, nei cessi della Lincea, sarà utile immaginare di abbattere il muro di fondo del cesso, o meglio di renderlo trasparente, così da vedere anche noi su un nuovo fondo la porta di entrata, che anche a noi, essendo guardata, potrà valere. Il muro di fondo dobbiamo immaginare di renderlo trasparente, quindi in realtà ho visto lui passare. Questo ci serve come senno, che è un codice comune. La parete con la porta d'entrata, per chi è arrivato adesso, questa è la parete di fondo di un cesso di fabbrica, quella è la parete con la porta d'entrata. Incastonate nel soffitto a 3 metri di altezza due grandi plafoniere con i neon. Riassumendo, parete di fondo, parete con la porta d'entrata, parete con le celle con le turche, parete con un unico lungo lavabo sul quale fanno capolino 4 rubinetti a becco lungo. Che poi uno crede sempre di dire le cose così, per dire, e invece le dice per fare. I personaggi sono Ludovico, detto Vico, un'operaia, Samantha, detta Sama, un'operaia, Antonio, detto Tonio, un operaio. La Lincea è una fabbrica del nord Italia che stampa componenti metallici, le lavorazioni avvengono in un capannone in aperta campagna. Le presse sono 40 come gli operai. Fino a qualche mese fa gli operai erano 80 perché una volta si lavorava su due turni. 15 giorni fa la direzione ha dimezzato l'organico mettendo in mobilità 40 persone. La mobilità è arrivata dopo mesi di cassa integrazione, prima ordinaria e poi straordinaria, con gli stipendi che diventavano sempre più bassi. È il primo venerdì di luglio, fa un caldo insopportabile. Ludovico lavora alla pressa numero 12 a metà capannone dove fa più caldo. Sono le 4 del pomeriggio e fra un'ora si va tutti a casa perché ormai si fa tutti il turno centrale. Ludovico va in bagno per pisciare e bagnarsi la testa. Ci va da solo in bagno perché con Antonio, il suo migliore amico che lavora anche lui alla Lincea, non parla da giorni. Da quando gli ha dato la quota per la schedina lui si è dimenticato di giocarla. E se l'avessero giocata avrebbero fatto un bel 13, un 13 da mezzo miliardo di vecchie lire. Subito avevano litigato, ma poi a lunedì sera Ludovico e Antonio erano andati a prendere a casa Samantha, che è la ragazza di Ludovico e lavora anche lei alla Lincea, ed erano andati ad ingoiare in birreria una schedina non giocata a negarla con un boccale da litro di bionda doppio malto. Ma comunque si era guastato qualcosa. Dal martedì mattina Ludovico non aveva più chiamato nessuno per andare in pausa durante il lavoro e prendeva il caffè e le macchinette da solo e andava in bagno da solo. Antonio conosce bene Ludovico e sa che la schedina non giocata per lui è una storia. Operai amici, Antonio e Ludovico,
Ludovico è fidanzato con Samantha che di nascosto tromba con Antonio. È venerdì, Ludovico è andato in bagno da solo. In questo momento sono le ore 21:36 di mercoledì 19 maggio 2004 e questa ha la sua importanza se non altro per dovere di cronaca, di qualunque cronaca. Sono ancora mercoledì 19 maggio 2004, ma conta anche solo il mese o anche solo l'anno e comunque sono quasi le ore 22. Avrei tanta voglia di riuscire a fare qualcosa di utile per me e per gli altri. So che quest'ultima frase l'hanno già detta e continuano a dirla in tanti, ma io me ne frego e spero che in tanti lo facciano, magari senza scriverlo. Riassumendo, ore 21:36, ore 22, 19 maggio 2004. Credo che non correggerò nulla di quello che ho scritto fino a qui, se c'è qualcosa di poco chiaro lo spiegherò meglio in seguito. No, comincio a farlo se vuole dire rinnovare un pezzo della propria carne. Sono storie che hanno a che fare con la carne di chi le conosce, nella misura in cui esistono per essere conosciute. Ecco, questo è il senso. La carne è qualcosa di incomprensibile, ma c'entra la carne. E c'entra sia la carne di chi conosce queste storie dicendole ad altri e quindi agendole con la mente e con il corpo, sia la carne di chi conosce queste storie come spettatore e quindi ascoltandole e guardandole con la mente e con il corpo. Ma c'entra anche tanto la carne di chi conosce queste storie leggendole da sé e quindi vedendo, vabbè, questa storia è una di quelle lì. Ciao Antonio! E poi uno crede sempre di dire le cose così per dire, invece le dice per fare. Allora forse è meglio fare, ma fare forse è meglio fare. Cesso di fabbrica, unto e bisunto, fanculo il teatro, fanculo la letteratura, in fondo è quello che volevo fare, un copione che fosse anche un romanzo, troppo bello, fanculo il bello studiato, progetto di un bello, ma facciamo che vale tutto, tutto quello che ho scritto fin qua, però basta caratteri piccoli e grandi, tutto sarà scritto uguale, già è penoso farlo, anche doverlo distinguere e poi dover pensare oltre il pensato, tristissimo, inutile, dannoso, un cesso di fabbrica. La puzza più brutta che Ludovico abbia mai sentito. Non ci sono parole, per fortuna, e non è neanche colpa della merda, tantomeno del piscio. Potere dare la colpa a qualcosa e non a qualcuno. Se è colpa qualcuno fa male, se qualcuno è accusabile, è qualcuno che uccide, non importa che cosa, sempre e comunque. Una puzza di mondi vicini, troppo vicini, di merda non vera, la cosa peggiore. Non ci sono, non ci sono parole, altro, serve altro, facciamo che serve una foto, la foto di un cesso, domani la faccio, una foto da appendere ovunque, ogni posto da vedere, in vista di un passaggio, basta uno schiavo che passa e sente l'odore, sentire gli odori guardando la vera rivolta, ma c'era la storia, quella rimane, tutto, ma tutto cambia, facciamo che lui entra al cesso, partiamo di lì, ma niente copione e romanzo, mi ripeto, è importante se questa storia... Non è il fatto di dovere tacere per rispetto al dolore proprio o altrui che sia. È il fatto di non riuscire a non sognare. Non si tratta di non scrivere o di non parlare, si tratta di vedere eternamente, che è attimo dopo attimo, altro, eternamente oltre, quando i movimenti di un corpo diventano vibrazioni, leggere, quando un corpo lo si vede parte dell'aria in cui nuota, quando le labbra di quel corpo sono davvero pezzi del cielo, pezzi lucenti, di quelli che cerchi di notte, di quelli che scopri avere un segreto e che aspetti al mattino, quando l'alba sembra poter svelare ogni cosa e li guardi cercando il segreto, quel loro segreto, e lo vedi, l'attimo, la ragione sconfitta, la rivolta più alta, la sconfitta accettata, la sconfitta più bella, il piacere della follia, la follia di non sapere perché si trema e si ride di gioia, sarà stato amore e andata a fare. Ma fare sul serio. Allora facciamo sul serio? Facciamo sul serio. Perché... parli con me, perché parli con me, mio curioso porcino, che cosa gli hai detto, perché ti facessero condurre la trattativa, forse gli hai detto che siamo amici, cerchiamo di essere chiari, almeno vorrei mica pigliare per il culo l'abitante di un cesso, non siamo amici, siamo nemici, ma
non hai mai detto urina, non l'hai mai fatto. Spero che qualche coglione indiviso ci ascolti. Intercettazione inutile, voi dico che se volete salvare i muri di questo cesso, la trattativa non dovete farla condurre al nemico di chi ha in mano l'esplosivo. Svegliatevi, tu ascoltami, tutti sono officine. Braccio armato di arroganza, braccio gaudente di dolore altrui. Giorno, mese, anno, ovvero data non precisata. È ora di dirlo, meglio la verità, forse mi aiuterà. Mi chiamo Ludovico e sono davvero in un cesso di fabbrica. D'ora in avanti non scriverò più date né ore. Ludovico non scriverà più balle. Il gioco svelato, sì, voglio svelare il gioco, io... Sono Ludovico. La data vera in cui sto scrivendo la scoprirete dai giornali, perché un operaio che si fa saltare in aria nel cesso della fabbrica in cui lavoro dovrebbe fare notizie, sì, credo di sì. Sto scrivendo su un palmare. Tutto ciò che state leggendo è quindi esattamente come l'ho scritto io, sia per grandezza che per tipo di caratteri. Domani o nei prossimi... No, no, con te non ci parlo. Domani o nei prossimi giorni, prima di farmi saltare in aria, dopo che non avranno accettato le mie richieste, ecco, prima di farmi saltare in aria, manderò questo testo via email a qualcuno, non so ancora a chi. Sceglierò una persona che mi possa garantire con certezza la pubblicazione e la diffusione del testo. Basta scegliere una persona incazzata e ce n'è ancora tante. La data della mail sarà dunque la data di ultimazione dell'opera. La scriverò anche nell'ultima pagina. Per fugare ogni dubbio riguardo alla pubblicazione e diffusione della mia opera, sceglierò una persona che sia anche povera e ce n'è sempre tante. Rinuncio ad ogni diritto sul mio scritto e a quella persona dico di pubblicare queste pagine dichiarando di esserne l'autore, così io da morto fingerò di essere lui, l'idea mi diverte, e tutti invece crederanno che lui finga di essere Ludovico, eccetera, eccetera, va bene così. Confessare gli approfondimenti futuri, no, via il corsivo, niente note. Tanto poi il testo non lo rivedo, sarà come sarà, non ci saranno tagli, non integrazioni, non correzioni, sarà la vita di qualche giorno, la vita non si rimaneggia, al massimo si ricorda, non sorridete, vi prego. Giuro che non vi racconterò di quando ero bambino, no? Non guardatemi così. Non sono su quei fogli che leggete, neppure nella vostra mente. Sto scrivendo su un piccolo schermo, in un cesso di fabbrica. Non vi racconterò di quando ero bambino, i ricordi li ho precipitati nella turca con l'ultima cacata. Sto nel cesso e scrivo su un palmare. È l'unica rivolta utile rimasta perché inconsueta e segreta non dichiarata. È l'unica rivolta utile rimasta perché inconsueta e segreta non dichiarata. È l'unica rivolta utile rimasta perché inconsueta e segreta. Anche Antonio e Samantha. È tutto vero, Antonio e Samantha stanno insieme, io me ne ero accorto da mesi, per questo lei ha voluto troncare. L'avrebbe capito un idiota che stanno insieme. Nulla di più chiaro che gli sguardi fra un uomo e una donna mentre lavorano alle presse.
Io li guardavo, gli occhi di Antonio e Samantha, occhi di chi per un attimo non è schiavo, di chi ricorda caldi e tremori notturni, di chi sospira come se stesse scopando perché tanto è coperto dal rumore degli stampi percossi. Le presse non perdonano e la lamiera violentata diventa cristallo di miele, occhi di chi per un attimo dimentica di essere per voi il più chiara possibile, visto che ho deciso di dire tutta la verità, visto che ho deciso alla fine di non fare l'artista, di lasciare perdere il romanzo copione, per diventare il cronista di me stesso, di me che vado a dire che esplodo. A meno che le mie richieste non vengano accettate. Il cronista di un sabato e una domenica, sì. Penso che lunedì mattina farò il botto, se non mi si darà soddisfazione. Prima delle 7, così non rischio di portarmi dietro qualcuno troppo mattiniero. Persone no, solo l'edificio voglio portarmi via. La fabbrica, i muri e le macchine. Dicevo che ci sono cose false, innanzitutto la data e le ore citate nella prima pagina e anche a pagina, vado a vedere. Trovate la descrizione dei cessi, incazzatevi con l'editore o con qualcuno che ci lavora, ma non con me. Tagliamo la testa al toro. Vi aiuto a trovare la descrizione dei cessi. La descrizione dei cessi incomincia con i cessi, sono in fondo al capannone, eccetera, eccetera. Andatela a leggere. Perché è molto utile che voi abbiate bene in mente com'è e cos'è il posto da cui io scrivo. Dovete vedere il cesso prima di andare avanti a leggere, altrimenti sembrerò banale. Andate a rileggere anche due volte, non guasta. Dirò banalità, ora le dirò, ma il cesso mi salverà, perché tanto valgono doppie le banalità. Conta il cesso intorno. Conta chi le dice, io sono niente, conta il vento intorno, la puzza non solo nel naso, conta da dove e per chi e quando qualcuno dice qualcosa, da dove è un cesso di fabbrica per chi sei tu che leggi, quando è luglio dell'anno che saprai alla fine dalla data che scriverò prima di chiudere il problema di non giudicare, c'è il problema di non dire qualcosa che somigli a un giudizio già dato, perché altrimenti fa ridere, è banale, bisogna per forza mettersi in posizioni inconsuete. Io ho scelto un cesso. Ora le dirò le banalità, ma non potrà non contare il fatto che le dico da un cesso, che ho una bomba con me, che farò già da domani, sì, da domattina, richieste precise. La bomba ho imparato a farla da un articolo di giornale, una delle bombe, sì, l'ho già detto, quella che ho legata alla cintura. Il tritolo invece è distribuito in parti uguali nelle cellette cacatorie sopra le vasche degli sciacquoni. Comincio a dire le banalità. La guerra serve ad arricchire chi la fa e chi la fa arricchendosi non è chi rischia la pelle a farla. E chi rischia la pelle a farla ammazza sovente altri che a loro volta hanno scelto di rischiare di farla. Ancora più sovente ammazza altri che non hanno nemmeno scelto di rischiare di farla. Questi ultimi sono quelli meno orgogliosi di morire in guerra e comunque anche chi sceglie di rischiare desidererebbe continuare a vivere più che morire. La guerra non c'entra nulla con la nascita, neppure con la morte, perché chi muore in guerra non è un morto, è un ucciso. Se ci pensate bene non è un'affermazione così azzardata. E comunque considerate che io sto pensando dentro a un cesso. E se la guerra non c'entra né con la nascita né con la morte, allora non c'entra con la vita. È un atto innaturale, in ogni sua forma. La guerra mi fa incazzare. La guerra produce soldi e tante altre cose per alcuni. A me quei soldi e quelle cose non servono. La guerra toglie soldi, ma soprattutto tante altre cose ad altri. A me quei soldi e soprattutto quelle cose servono. La guerra non è solo quella che si fa con le armi. Guerra è ogni violazione di un diritto, della libertà. Io forse sto per fare la guerra, una guerra, ma non avrei voluto. Trova un motivo valido che cancella ogni senso di errore. All'orrore non pensa neppure. Io avrei voluto poter andare per funghi un mattino a metà di ogni settimana di autunno, riposarmi un paio d'ore tutti i giorni dopo pranzo, parlare con i compagni durante il lavoro, una fabbrica con le finestre per vedere fuori, le medicine gratis.
ero a pisciare. Scusate se non vi ho avvertito, ma aveva già cominciato a scapparmi sulla fine delle banalità. Per quanto riguarda Antonio e Samantha, io ho finito le parole. Non chiedetemi altro, l'attaccamento alle persone prescinde dai ricordi, ma dai ricordi nessun uomo può prescindere. E i ricordi io li ho banditi, un po' come per l'attaccamento alla terra. I più attaccati alla terra sono i morti perché ci stanno dentro. Giorni tristi, ma sono felice. È difficile convincersi che si può ancora pensare comunque la bomba che ho attaccato alla cintura è fatta con una videocassetta e che sono quasi le 7:30. Una volta avevo lo scopo a rileggerlo tutto prima che scada l'ultimatum. Dovrebbero anche chiamarmi, ma si può anche saltare. In fondo la bomba alla cintura mi sventrerà soltanto. Sarà il tritolo sugli sciacquoni a tritarmi insieme con i muri del cesso e della fabbrica. Spero in un rumore fortissimo. Pomeriggio del sabato, di ogni cattiveria non bisogna cercare le origini, bensì gli scopi per provare a difendersi. Perché parli con me, mio grandioso capo officina? Che cosa gli hai detto perché ti facessero condurre la trattativa? Forse gli hai detto che siamo amici? No, non siamo amici, siamo nemici. Cerchiamo di essere chiari, almeno vorrei mica pigliare per il culo l'abitante di un cesso. Non siamo amici, siamo nemici, non me l'hai mai detto in linea e non me l'hai mai fatto. E spero che qualche coglione in divisa ci ascolti, almeno un'intercettazione utile. A voi dico che se volete salvare i muri di questo cesso, la trattativa non dovete farla condurre al nemico di chi ha in mano l'esplosivo. Allora, sentitemi, ogni buon Dio con la maiuscola, Samantha, Antonio, no? Non vi ho mai sognato da quando sono qua dentro, buon per voi! Ma che cosa gli dici? Ma mica ti sto parlando perché tu riferisca! Ma non hai capito niente! Dimmi quanti soldi vuoi! Ma mi sembri un cantautore da tarli e fiori! No. No, le richieste te le manderò via email. Come quando? È chiaro che mi sbrigo, non sono stupido, sono solo potente, provvisoriamente, senza alcuna soddisfazione. E allora si facciano collane di ogni vita. Le collane sono fatte di tante palline infilzate, morti ammazzati. Ogni lavoratore è un morto continuamente ammazzato se ha un capo che ne fa collana. I capi che fanno collane sono mostri, non basta chiamarli gioielli per avere la soluzione. Il giudizio è diventato lecito, eccetera, eccetera, era a pagina, ma chi se ne frega, c'era lo sbranamento. Le collane fatte di vite grondano sangue, per modo di dire, ma sangue. Fanno caduti su caduti, per modo di dire, ma caduti. A colpire sono pure gli sguardi. Uno sguardo d'odio verso chi lavora e piombo perforante, tac, un buco ben fatto nell'addome e sei appeso alla collana. Pene di mollica, raglio di catarro, pelo di culo di puzzo, ragno umido, feto di lombrico, potrei andare avanti per pagine e la descrizione del capo officina. Lui certo non si riconoscerà perché non è un uomo modesto. Qui non si tratta di insultare nessuno, è che lui lo guardi e lui è proprio così. Si tratta di sensazioni. Lui dona sensazioni. In fondo è una dote rara. Non è poi così facile provare schifo per un essere umano, sentirne odori che non ha, vederne la putrefazione infettante e dannosa, odori che non ha già, ma allora è per finta. Come fa quella persona a puzzare se in realtà si lava e si profuma tutte le mattine? È semplice. Quell'uomo è cattivo. Abusa di un potere che ha sugli altri, odori che apparentemente non ha. Dicevo qualche pagina fa che giudicare è diventato lecito, più o meno mi pare fosse così, non ho voglia di andare a cercare il punto e fare il copia e incolla, da quando gli uomini fanno scienza dello sbranamento.
Lui mi sento davvero di giudicarlo, può essere utile a molti che in futuro avranno a che fare con lui, a capo due volte. Poi atterrito e farà due passi avanti, irrimediabilmente attratto. E il sinfonico rullare delle presse gli verrà alle orecchie, e lui fremerà di passione e non riuscirà a trattenersi, e succhierà vorace il sudore dall'ascella destra del caprone, la sinistra è sterile ormai, o dall'ascella sinistra del caprone, la destra è sterile ormai. Ora, insomma, da quale ascella esce su? Non bisogna urlare in faccia a chi ha paura, bisogna bensì avere paura di urlare in faccia a chi ha paura, perché quando lo si fa può saltare fuori un caprone con il sudore avvelenato, e allora si rischia la morte, e la morte è il principio della decomposizione. Riassumendo ancora, chi urla a chi ha paura si decompone, e poiché chi si decompone in putrefazione, chi urla a chi ha paura è marcio, non vivo. Quel poco di vita vera che ha e che lo innalza ad essere simile al feto di un lombrico, ebbene quella vita non lo salverà alla lunga, servirà solo a mostrargli per crudele confronto la morte che a quel punto l'avrà del tutto invaso. Il nostro capo officina è crudele, ecco, forse è il riassunto migliore. Queste le ho già scritte qua qualche pagina fa. Vado, copio e incollo qui giusto perché di tutto vi sia reso conto. Allora, c'era la storia dei funghi nelle mie richieste. Sì, quelle sono le mie richieste. Era andare per funghi al mattino d'autunno, una volta alla settimana. Prendiamone una, la parola funghi, con una parola trovi il resto, e viva l'elettronica. Ora vado su modifica, poi su trova, batto funghi, clicco ok, poi copio, torno e incollo qui sotto. Fatto. 12. Era a pagina 12. Non sono poi neppure tante, 6 richieste. Potere andare per funghi un mattino a metà di ogni settimana di autunno. Riposarmi un paio d'ore tutti i giorni dopo pranzo, parlare con i compagni durante il lavoro, una fabbrica con le finestre per vedere fuori, le medicine gratis, un saluto da parte di chi mi dà ordini, almeno un saluto prima di ogni ordine, giusto per avere ben chiaro il meccanismo, giusto perché ci sia coraggio dietro. Tu, nostro capo officina, non accetterai mai. Io già rido a pensare, no, prima di ridere è meglio spedire. Ho ancora il copiato fuori dalle mura, misero, misero pelo di culo di puzzola. Dove potrai sentirti vivo non sapendo di essere marcio? Tu che fraintendi vita con decomposizione, un puzzolente peto di somaro, che senza somaro non sarai più nulla. Forse quando io sarò saltato in aria, troverai il coraggio di urlare pure a me, a un operaio che non ha paura, ma che essendo soltanto più nell'aria non ti farà paura, e lì sarai fottuto, perché io nell'aria sarò gas liquido, castigatore efflato di sudore di caprone, ed ecco che io ti apparirò, io caprone vendicatore, e tu riderai delle tue visioni e penserai che a una certa età bisogna mangiare più leggero, e inizierai a mangiare solo più insalate per non vedere più caproni, senza sapere che i caproni, anche solo per naturale inclinazione, compaiono di preferenza agli erbivori. E io continuerò ad apparirti, e tu per la rabbia avrai ricominciato a fumare, e intanto saranno iniziati i lavori di ricostruzione della fabbrica, e i miei compagni saranno tutti in cassa integrazione, ma per la prima volta per una crisi vera. Macchine di rappresentanza per decine di idioti incravattati, allattati a tua immagine e somiglianza. Tu che hai rubato le tue stesse divinità truccando ad arti infatturate, e per farlo hai cercato complici in ruffiane calcolatrici umane, perché non sai neppure fare una divisione con la virgola. Tu che hai urlato anche per iscritto, inviando email a tutto corpo maiuscolo, minacciose e ridicolmente sgrammaticate. Tu che hai violato silenzi, tu che hai spremuto sorrisi, tu che hai illuso innocenti, tu che hai ferito malate, tu che hai chiuso le porte, tu che hai sputato su amanti. Tu beccati ora questi email. Non sperare che non lo faccia, la manderò anche a qualcuno che non la cestini subito dopo averla letta. Stare nel cesso un weekend non mi ha fatto rincoglionire. Tu, ridicolo uomo di potere. Sappi che con me che salto in aria anche il potere. E con i muri della fabbrica saltano in aria anche le presse. E con le presse salta in aria anche questo mio palmare. Piccolo computer, possibilità nascosta. E con il palmare saltano in aria, leggi attentamente, ti elenco, l'hardware e il software, cioè anche il sistema operativo, i documenti e i programmi. E di tutto questo
nulla resterà nei prati intorno. Il mattino del lunedì, l'ora delle immagini, le immagini sono dentro di noi, intendo quelle che vediamo. Fermarsi a guardare sapendo di poter fuggire è un godibilissimo ballo in maschera. Verranno giorni che non basterà guardare, allora cercheremo il silenzio altrove e non basterà neppure ridere perché capiremo che sarà già fin troppo sorridere. Un sorriso già riempirà il cuore se verrà da un'immagine a noi cara. 3 luglio 1998, ore 6:47. Se l'ultima spiaggia è fatta di muri, merda, piscio e puzza, se per essere liberi e ascoltati servono i cessi, allora edifichiamone ovunque. Se nei cessi occorre morirci, facciamo in modo che almeno ogni piazza abbia un cesso. Riabilitiamo i Vespasiani. Avendone tanti, forse nessuno sarebbe costretto a viverci. Sì. 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 Grazie. Grazie. Temevo che non avrei mai sentito queste parole. Grazie a tutti e grazie alla Gelateria Popolare che ci ha ospitati qua questa sera. Buona serata a tutti quanti. Grazie.